Fratelli carissimi, procediamo alla purificazione. Ne abbiamo tanto bisogno. Camminando lungo la strada ci imbrassiamo della polvere. Qualche volta il fango che schizza quando piove sui nostri vestiti. Possiamo anche incontrare della nebbia. Ieri sera, tornando da Vallelunga, quanta nebbia, non sapeva come muoversi. Per lungo tratto di strada, per parecchi chilometri. E ho pensato alla nebbia che tante volte oscura il nostro cammino e rende difficoltoso il cammino. E così avviene anche nella nostra vita, sia nebbia la strada, sia nebbia negli occhi, abbiamo bisogno di chiara luce da parte del Signore e abbiamo bisogno di acqua pura per lavare i nostri vestiti, abbiamo bisogno di forza dal Signore per proseguire e non stancarci. E questa mattina noi chiediamo la purificazione. E poi chiederemo la forza e la luce. O Dio creatore, che nell'acqua e nello spirito hai dato forma e volto all'uomo e all'universo, dite così: purifica il tuo popolo, Signore. Purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che dal petto squarciato dalla croce hai fatto scaturire i sacramenti della nostra salvezza, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito Santo, che dal grembo verginale della Chiesa ci hai fatto rinascere come creature nuove, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore, nel giorno memoriale della sua resurrezione, benedici questo popolo, ravviva in noi per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo e la grazia del nostro santo battesimo, perché noi, animati dallo Spirito, ricevuto proprio nel battesimo, camminiamo spediti nella via della perfezione cristiana. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. Benedice, Signore, quest'acqua e questo sale. Come ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, ma che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. E beato colei che ha creduto all'adempimento della parola del Signore. È parola di Dio. Ecco, fratelli, sostiamo un momento a interpretare la prima lettura che la liturgia ci ha offerto questa mattina, celebrando la memoria della Madonna, salute degli infermi. È il quadro di Isaia, il servo di Yahweh. Guardiamo per un momento questo quadro. Chi mai avrebbe creduto a quello che abbiamo visto? Non ha apparenza né bellezza,
non ha splendore, è disprezzato e reietto degli uomini, e come uno carico di dolori davanti a cui ci si copre il volto. Eppure egli non ha peccato, egli si è addossato invece i peccati degli altri. Noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio, eppure egli è giusto, è stato trafitto per i nostri delitti ed è stato schiacciato dalle nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, e per le sue piaghe noi veniamo guariti. Chi è questo servo di Yahweh? Noi diciamo che è il Cristo. Ma chi è il Cristo? Il Cristo è colui che ha patito sotto Ponzio Pilato, è morto, sepolto e risuscitato, ma il Cristo siamo noi. Queste parole si applicano al corpo fisico di Cristo, ma si applicano anche al corpo mistico di Cristo, il quale soffre terribilmente per le vie di questo mondo, carico dalla croce. Egli porta questo corpo, di cui il capo è il Cristo storico, che contiene la tua vita mistica, porta il peso dei peccati degli uomini. Ecco allora che questo corpo di Cristo, questo Cristo che patisce, è tutta l'umanità sofferente. Questo è il vero Cristo. Se noi dovessimo fare una bella via crucis, bella via crucis viva, non dovremmo sostare davanti alle stazioni, alle 14 o 15 stazioni segnate in un muro o lungo il percorso di una strada, ma dovremmo fare queste stazioni in una città, sostando nelle case dove c'è un sofferente che soffre terribilmente. Dovremmo cioè girare per 14-15 case di sofferenti e fare là la via crucis, perché è là che realmente Cristo soffre e si è caricato dei peccati di tutti. Voi cari ammalati, se veramente siete congiunti con Cristo, voi siete il servo sofferente di cui parla Isaia profeta, e siete voi che redimete il mondo in Cristo Gesù, di cui il grande valore della vostra sofferenza. Per i peccati degli uomini voi siete stati trafitti, voi portate il peso dei peccati altrui. E qualora la nobiltà del malato, che si trova in uno stato di consacrazione, quando il sacerdote unge con l'unzione sacra l'ammalato, lo consacra Cristo sofferente, lo riconosce Cristo sofferente, e quello stato estremo terminale è lo stato di Cristo sofferente, che se da una parte risollevi il malato, dall'altra parte rappresenta ed evangelizza gli altri che è Cristo che soffre lui per i peccati degli uomini. Abituiamoci, fratelli e sorelle, a vedere nell'ammalato il Cristo, a vedere nell'ammalato il Cristo, perché finché noi non vediamo il Cristo nell'ammalato, finché noi non riconosciamo il volto del Cristo, noi non possiamo stare accanto a Lui come ci conviene. Io ho l'abitudine
due abitudini che voglio trasmettervi. Quando mi trovo di fronte a una persona qualunque, io so già fare la preghiera in questa maniera: ti benedico Padre per questa creatura che tu hai creato, mi congratulo con te o Padre per questa creatura, progetto del tuo amore. E così continua la lode al Padre, quella lode che nessuno gli offre, ma che in quel momento io, fatto Cristo, rivolgo al Padre del Cielo. Ma quando mi trovo di fronte a un ammalato grave, io mi rivolgo a Cristo e dico: Signore Gesù, io mi prostro davanti a te, che sei presente in questo ammalato. Io ti adoro qui presente, come ti adoro nel sacramento dell'Eucaristia. Tu sei Cristo presente, e tu un giorno mi dirai: io ero ammalato e siete venuti a visitarmi. Io mi prostro davanti all'ammalato con la mente e col cuore, e soltanto dopo invoco il medico divino e gli dico: medico, cura te stesso, come tu stesso hai detto nel Vangelo, citando un proverbio. Signore Gesù, cura te stesso, veditela tu, tu sei il medico e tu sei l'ammalato. Ecco, saper guardare in ogni creatura il volto del Padre e benedirlo, saper guardare nel volto del sofferente il volto di Cristo e affidarlo allo stesso Cristo medico. Se noi guardiamo in trasparenza, noi ci accorgiamo di una realtà nuova che ci sfugge, ed è il mondo della sofferenza, è il mondo prezioso davanti a Dio, quello che conta nella Chiesa, quello che conta nel mondo, è il Cristo che patisce, il Cristo totale, direbbe Sant'Agostino, che patisce per i peccati dell'umanità. E la controprova si ha dal fatto che quanto più aumentano i peccati degli uomini, tanto più aumentano gli ammalati e le sofferenze. Non c'è un mondo così ammalato come oggi, nonostante tutti i ritrovati della scienza, nonostante tutte le tecniche, nonostante tutti i laboratori di scienziati, nonostante tutte le cliniche, case di cure che costano miliardi, gli ammalati continuano ad aumentare, continuano a soffrire, continuano a morire. Che segno è questo? È il segno che il peccato dell'uomo continua ad aumentare, e pertanto, aumentando i peccati dell'umanità, non può non aumentare il numero e la gravità dei mali, perché il Cristo che deve portare il peccato di tutta l'umanità e soffrire nel suo mistico corpo per i peccati degli uomini. Dice bene Paolo: io porto nel mio corpo quello che manca alle sofferenze di Cristo. Questo lo dico, fratelli e sorelle, per vostro conforto, perché il mondo della sofferenza è il mondo privilegiato di Dio, e quando noi siamo chiamati a far parte di questo corpo sofferente, non dobbiamo tirarci indietro, ma dobbiamo con gioia, come Cristo, offrire le spalle a colui che ci percuote, offrire cioè il nostro corpo e il nostro spirito alla sofferenza che Cristo dispone per noi, che siamo associati al suo sacrificio per la salvezza del mondo. Di qui la nobiltà, la grandezza della sofferenza umana, che noi non possiamo eliminare,
finché non eliminiamo il peccato dalla terra. Questo non ci impedisce di pregare per gli ammalati. Dobbiamo pregare gli uni per gli altri, perché possiamo sopportare il peso che incombe su di noi, e perché il Signore di tanto in tanto ci dia il segno che Lui è il medico e che guarisce anche i corpi e che ci libera dai segni del nemico, che la vittoria non è del nemico se non apparente, che la restaurazione finale avverrà e ci sono i segni, i prodromi di questa resurrezione finale, di questa restaurazione dell'uomo nella guarigione, nella sparizione di tante malattie, perché il Signore è il padrone di tutti gli elementi umani, è il padrone della buona salute come della cattiva salute. Però c'è un genere di malattie che il Signore vuole che noi dimettiamo, e sono le malattie dello spirito, quelle che ci infligge il nemico, le malattie psicologiche, conseguenze delle malattie spirituali, tante volte delle malattie fisiche. È questo mondo interiore che noi dobbiamo penetrare, ed è da queste malattie tremende che tarpano il corpo di Cristo che noi dobbiamo chiedere la liberazione al Signore in forza del sangue del capo, che è Cristo, che è stato sparso perché le membra possono essere guarite, e ossia partecipare della resurrezione che Lui ha operato nel suo corpo fisico. Guarire, ecco la parola che il Signore ci manda questa mattina. Dovete guarire delle vostre infermità interiori, popolo mio. Offriteci le vostre membra generosamente per cooperare con me alla redenzione del mondo. Offrite le vostre difficoltà morali, le vostre situazioni penose in cui vi trovate, per collaborare con me, afflitto fra tutti gli uomini. Ma liberatevi con me, che sono il medico divino, da tutte le altre malattie che tarpano lo spirito e vi impediscono di offrire un'oblazione monda e pura per la salvezza del mondo. E qualora mettete le vostre mani nelle mie mani, le vostre ginocchia sulle mie ginocchia, la vostra fronte sulla mia fronte, il vostro cuore sul mio cuore, per succhiare dal mio cuore, che è sano, la salvezza dei vostri cuori che sono malati, per succhiare nella vostra mente i miei pensieri e risanare i vostri ricordi, risanare i vostri pensieri malvagi, perché io voglio trasmettervi il mio pensiero, voglio trasmettervi la mia luce, la luce che è nella mia mente, nella mia memoria, nella mia immaginazione, perché siate come me figli della luce. Mettete le vostre ginocchia vacillanti nelle mie ginocchia, perché riacquistino forza e possiate camminare e lavorare. Non infiacchirvi, non sedervi, non abbattervi, perché io combatto con voi. Mettere le vostre mani nelle mie mani, perché non siete righittose. Voi siete tentati di smettere ogni lavoro, di lavorare. Io non ho smesso mai di lavorare. Abbiate forza dalle mie mani e continuate a lavorare per il mio regno. Continuate ad operare con me. Io braccia non ce n'ho, perché le mie braccia sono crocifisse, sono inchiodate alla croce. Io piedi non ce n'ho, perché i miei piedi sono bloccati. Ma dovete essere voi le mie braccia, le mie mani, dovete essere voi i miei piedi per camminare ancora in questo mondo, per operare ancora in questo mondo, per lenire le piaghe degli uomini. Dovete essere voi la mia bocca, le mie labbra. Io vi do la mia parola, ma voi dovete muovere le labbra
perché la mia parola esca da voi ed è la mia parola e risani gli uomini, illumini gli uomini. Fratelli e sorelle, questa è la mia maturazione in Cristo, è l'opera meravigliosa che Cristo vuole fare, è il risultato del risanamento di Cristo del nostro mondo interiore. Diventare Cristo, come sofferente, così anche salvante, così anche operante, così anche salvatore del suo corpo, salvatore nella sua Chiesa. Fratelli e sorelle, chiediamo questa mattina al Signore questa salvezza interiore, questo risanamento della mente con un travaso di luce dentro di noi, questo risanamento del cuore con un travaso di sangue divino dentro di noi, questo travaso della forza divina dello Spirito nelle nostre ginocchia vacillanti, nelle nostre mani tremanti, perché noi possiamo ancora continuare a lavorare per Cristo, a camminare per Cristo, questo travaso della sua parola dentro di noi, perché le nostre labbra possano ancora pronunziare la parola del Signore, la parola che illumina, che consola, che guarisce, che salva. Cristo Signore, Figlio di Dio e Figlio di Maria, ti chiediamo questa guarigione interiore questa mattina per l'intercessione di Maria, nostra Madre, Madre degli afflitti, Madre di colui che è risorto e Madre di colui che è morto, Madre di colui che è nella gloria e non può più patire, ma Madre di coloro che sono il corpo di Cristo e patiscono, Madre comune di colui che è in cielo, Figlio tuo, e di colui che è in terra, Figlio suo, perché noi siamo il Figlio di Maria, ma camminiamo ancora in questo mondo, e questo Figlio di Maria deve camminare come ha camminato il primogenito, e deve operare come ha operato il primogenito, per essere un giorno col primogenito nella gloria del Padre. O Signore Gesù, noi ti chiediamo questa mattina, per intercessione di nostra Madre, questa guarigione interiore. Vogliamo essere il Cristo vivente, vogliamo che la nostra vita sia una vita veramente cristiana, sia nell'operazione che noi facciamo, sia nella sofferenza che noi viviamo. Alleluia. O Gesù sofferente, capo dei sofferenti, io ti offro questa mattina tutti i tuoi fratelli sofferenti, tutti quelli che portano con te la tua croce. Ti offro i sofferenti dell'anima e del corpo, perché tu scenda in questi sofferenti, rende sacra la loro sofferenza e guarisca la loro sofferenza in testimonianza che tu sei il Signore che assorbi i nostri peccati e con la tua sofferenza redimi il mondo. Signore Gesù, io ti offro questi miei fratelli carissimi, hanno il tuo volto, hanno il tuo volto, Signore Gesù, ti offro il volto dei molti fratelli assenti, quelli che giacciono negli ospedali, quelli che si contorcono, hanno il tuo volto, Signore Gesù, quelli che incontriamo nelle case, che soffrono in un letto di dolori, che non si possono muovere, hanno il tuo volto, Signore Gesù, tutti gli ammalati, nessuno escluso, hai il tuo volto, o Signore Gesù, tu che muti volto nel volto dei morti fratelli. Io ti offro, Signore Gesù, tutti i tuoi fratelli sofferenti, perché tu li visiti questa mattina, perché tu li consoli, perché tu faccia sentire la solidarietà tua con loro e perché tu ne guarisca alcuni, in testimonianza che tu sei il Signore. Per questo, Signore, questa mattina noi, tuo corpo, ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore.